Mondo dei PC, Meme, Unitaly, Stonks. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G. E dato che oggi è domenica e avevo voglia di registrare, ma volevo registrare un video molto molto più rilassato, mi è capitato tra i consigliati un video che è stato caricato il 4 settembre da parte di Kyle di Bitwit. Chi non conoscesse il canale Bitwit lo vada a cercare, perché effettivamente è uno dei canali più importanti al mondo per quanto riguarda il mondo tech. Ed ha caricato un video dove fa vedere, comunque mostra, i migliori meme riguardanti il mondo del PC. In Italia non ho trovato video simili e quindi ho detto, perché non provare a guardare insieme un pochettino di meme? Questo video inoltre lo sto registrando per ringraziarvi di tutto il supporto che sta avendo il canale nell'ultimo periodo. In 3 giorni praticamente ho avuto una media di crescita di iscritti e di visualizzazioni che non avevo idea di poter raggiungere mai nella vita. Per cui grazie, grazie, grazie. Potremmo quasi dire che questo sia uno speciale 300 iscritti. Ad ogni modo, ricordate di mettere mi piace, accendere la campanella e iscrivervi al canale per vedere un possibile prossimo episodio. Siamo quindi sulla pagina Instagram di PC Master Race Official. E qui praticamente, solo che vedete le prime 3 immagini, capite un pochettino di cosa si tratta. Le persone del 2040 che sentono quanto noi eravamo scocciati di come COD Warzone potesse occupare 200 giga di spazio. E c'è Leonardo DiCaprio, il classico meme con un SSD M.2 da 6 petabyte. Sapete quant'è un petabyte? Scrivetelo sotto nei commenti. Ok, perfetto, questa è proprio è il meme del momento. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo viaggiato nel tempo. Sì, ma in che anno? Fammi chiedere a quel ragazzo laggiù. Ehi, mi vendi la tua 2080 Ti per $500? Ah, sei pazzo. Vale almeno il doppio. Siamo da qualche parte prima del 1 settembre 2020. Questa è una PlayStation? No. Dai, ah, ma c'è un PC dentro. Questa quindi è una scheda madre. Questo è, sì, il dissipatore. Oddio, che figata. Bello, bello, bello. Ma dai, figo. Allora, io non dico che effettivamente non tornerei indietro alle console, devo essere sincero. Però resto umile e non dimentico le mie origini. E infatti vi mostro la mia primissima PlayStation 1. Guardate che carino. C'è ovviamente la copertina di Crash Team Racing, super mega scritta. Sì, scritta, cioè sono delle scritte sopra, e c'è una memory card che ovviamente era molto tarocca, però funzionava. Oh, c'è anche un CD dentro. Guardate, c'è scritto Digimon. All'epoca chi poteva immaginare che questo non fosse legale? Di certo non io. Ah, questo qua è un altro meme che... I meme sono belli quando sono immediati. Tutti. Wow, sembra che le console abbiano finalmente raggiunto i computer. Nvidia. No. No. Tutti. Non vedo l'ora di poter acquistare le nuove schede RTX. Io. Perché cavolo ha tutte quelle spatole? Beh, effettivamente, il fatto di presentare le nuove RTX nella sua cucina, capisco che non credo si fosse la cucina di Jensen, assolutamente. Immagino che comunque volesse stare a significare, raga, lockdown, state a casa. Ok, perfetto, questo è il meme definitivo. Abbiamo Skyrim, abbiamo Nvidia e abbiamo Linus addirittura, di Linus Tech Tips. Ah, sei finalmente sveglio. Quella caduta sembrava abbastanza brutta. Ray tracing? DLSS 2.0 RTX 3090. Amico, ma di che cavolo stai parlando? Ah, dimenticalo. Hai sicuramente battuto la testa. Era un sogno. Andiamo a giocare a Crysis sulla mia nuova GTX 490. Ma a me la cosa che fa morire è la faccia di Linus, perché Linus è un meme vivente in tutte le sue espressioni, secondo me. Ovviamente sto vendendo questo PC per $800, perché l'ho comprato per $1200, ma quello era 6 anni fa, ci sono parti migliori che sono più economiche. L'ho comprato per $1200. Ah, questo qui è il nuovo Horizon Zero Dawn, nuovo in versione PC ovviamente.
la mia GPU e la mia CPU che cercano di renderizzare ogni singolo ciuffo della barba di questo tizio. Effettivamente non è ottimizzato proprio benissimo il gioco. Perché non puoi viaggiare quest'anno simulator al posto di Flight Simulator, ovviamente. Oh, questo qui è un leak importantissimo sull'RTX 3090 di Asus. Finalmente la Strix, la versione Strix. Va bene che la 3090 sia grossa, però effettivamente sì, questa potrebbe essere una scheda vera. Non hai bisogno di un case, hai bisogno di una casa per questa scheda grafica. Questa dai Simpson, per favore non dite a nessuno come vivo. Effettivamente sì, potrei finirci anche io così tra qualche anno o prima. Sì padre, le schede video sono importanti per vedere le lezioni online. Io? Mio padre? RTX 2080. Oddio, sì, secondo me c'è stato anche qualche padre che c'è cascato, secondo me. Ah, monitor 4K, case premium, setup dual monitor, illuminazione RGB. Gli amici che fanno ma non vedono che dietro praticamente c'è un i3-6100, 8 GB di RAM a 2133 MHz e una GTX 1050 Ti. Qui abbiamo Flight Simulator che riduce a un bambino piangente la 2080 Ti. Ho una scheda grafica da $600 del 2010. È tempo di andare. Quindi non stai per dire nulla? Sono stato un buon browser. Poi praticamente, ragazzi, se non avete mai utilizzato Internet Explorer non sapete cosa sia la lentezza. Chrome dall'altro lato è molto più veloce, però ciuccia molto più RAM e anche altre risorse. Ecco perché alla fine poi Microsoft se n'è uscita con Edge. Come i pro giocano agli FPS. Io ripeto, Linus Sebastian è un meme di suo. No, allora, a me questi qua mi fanno morire. La base di questi meme mi fa letteralmente scompisciare dalle risate. Jared, ti sto lasciando per un altro uomo. Ma, piccola, cos'ha lui che io non ho? Due monitor della stessa marca e della stessa taglia. Oh. È la faccia di sua che mi fa morire alla fine quel... Oh, ok, è giusto. Oh, perfetto. Quando i soldi sono pochi, ma PC Master Race è la vita. Bello. Effettivamente, bello anche il fatto che ci siano i pin di metallo nel processore. 800 watt, sì. Il dissipatore forse lo cambierei. Ci avrei messo qualcosa al liquido, ma essendo cartone forse non avrebbe retto. Quando stai costruendo un PC e ti ricordi l'IO Shield... a causa dei meme che hai visto 4 volte alla settimana che erano a proposito degli IO Shield dimenticati. Sì dai, a chi non è capitato praticamente di mettere la scheda madre e di dimenticarsi l'IO Shield da qualche parte? A me è capitato, giuro. E non era nemmeno la mia prima build, anzi, era la seconda. Un gioco che mi piace davvero. Vorrei ricompensarti con il più grande onore che posso regalarti. Essere installato sul disco C. E quando installi un gioco sul disco C significa che quel gioco ti piace, ma davvero venderesti tua madre per avere il capitolo successivo di quel gioco. Ah, ho pagato per tutto il PC, userò tutto il PC. CPU al 100% 8 GHz, memoria 16 GB totalmente saturata, GPU al 100%. Madonna, che cavolo di CPU c'hai per averla 8 GHz? Rispetta i tuoi anziani. Ok, boomer. Questo mi fa morire. Per finire, abbiamo adesso un classico. CPU a 4.5 GHz, 32 GB di RAM, dual GPU. Adesso la mia mira farà schifo, ma in 4K. Bene ragazzi, che dire, grazie mille per aver seguito il video, grazie mille per questi 300 iscritti. È un traguardo che, lo so, sembra piccolissimo in confronto ai numeri di YouTube, ma io apprezzo davvero tanto. E tutto ciò non sarebbe stato possibile senza le vostre visualizzazioni, senza i vostri commenti, senza le nostre chiacchierate sotto i video. Vi ringrazio davvero davvero tanto. Se volete vedere un altro episodio dei meme
riguardanti il mondo del PC, lasciatemi un commento, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale, perché se effettivamente raggiungo un bel po' di commenti positivi riguardo questo format, lo riproporrò sicuramente. Grazie mille di nuovo per aver seguito il video, e vi ricordo che oggi, lunedì, streamerò di pomeriggio per la prima volta sul mio canale Twitch, link in descrizione, venite a trovarmi, ci facciamo una chiacchierata. Grazie mille ancora e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Thank you.